Ciao, sono Karen. Benvenuti nei nostri studios Bellicon direttamente da Colonia. Oggi facciamo un lavoro sulla coordinazione. Saliamo laterale o da dietro sul nostro Bellicon e controlliamo per iniziare la postura. Dita dritti in avanti, allineiamo caviglie, ginocchia e anche. Ginocchio belle morbide. Allunghiamo l'addome verso l'alto. Immaginate di soffiare una candela. Teniamo questa tensione. Torace aperto, spalle pesanti e immaginate la sommità del capo appeso a un filo invisibile. Siete pronti? Possiamo andare con la musica. Bene. Per prendere consapevolezza del nostro Bellicon, oleggiamo tranquillamente. Possiamo aggiungere una naturale oscillazione delle braccia, inizialmente avanti e indietro. Ombelico bello alto, il peso sta verso i taloni. Possiamo fare una variazione, incrociando le braccia davanti al nostro corpo e lanciare le braccia lateralmente. Lo stesso lavoro dietro il corpo. O, alternando, possiamo andare davanti e dietro, alternando l'incrocio delle nostre braccia. Un'altra variante sarebbe un braccio solo. Bene, avete preso confidenza? Facciamo una piccola passeggiata sul posto, tenendo sempre alto l'addome, una naturale curvatura della zona lombare. Aggiungiamo una passeggiata, andiamo in avanti, chiudiamo e andiamo indietro. Avanti, avanti, indietro, indietro. Sul posto. La stessa cosa con la nostra gamba sinistra. Ok, ancora 4. 3, 2 e 1. Ripetiamo l'avanzamento con la gamba destra, aggiungendo una piccola coordinazione, tipo carrello della spesa, con le braccia. E la stessa cosa con la nostra gamba sinistra. Ok, finiamo 2 e 1. Bravissimi! Allarghiamo le braccia in seconda posizione e girando le palme della mano verso il basso. Facciamo una rotazione con la testa in profilo e torniamo. Lasciate ben aperti gli occhi, guardate lontano perché questo esercizio richiede anche più equilibrio. Ancora una volta. Possiamo anche fare una circolazione. Tenete molto bene l'addome, le braccia larghe e rilassiamo un attimino. La stessa cosa in direzione opposta. Ancora uno. E lasciamo. Braccia, palme della mano in avanti e facciamo una piccola torsione, tenendo però molto bene le ginocchia e le anche in avanti. Solo la parte superiore del corpo gira. Ombelico bello teso, ricordiamo bene la nostra candela. Bene. E rilassiamo. Mobilizzazione. Portiamo due spalle alternando indietro
facendo piccoli cerchi. Ampliando il movimento, portando le nostre mani alle spalle. E volendo, con più difficoltà, allungando le braccia, come andare a dorso. Chi vuole intensificare questo movimento va più lento e segue sempre col focus la mano. La stessa cosa dall'altra parte. Bene. Ok, adesso una coordinazione più dinamica. Spingiamo in avanti con forza nel ritmo del moleggio, due mani. Stessa cosa, laterale. Stando attento di schiacciare bene giù le spalle. Ancora un'altra direzione, in su. E ovviamente cosa manca? In giù. Tenendo una respirazione naturale, inspirando dal naso, espirando dalla bocca. Lo facciamo in un ritmo di 4. 4 in avanti, 4 lato, 4 su e 4 giù. Ancora 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Dimezziamo 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Avanti, lato, su. Singolo, un sudoku per la testa, vai su e giù, avanti, lato, su, giù, avanti, lato, su, giù. Allarghiamo leggermente la nostra appoggio e tiptoe, alternando il peso da una gamba all'altra. Anche qua possiamo fare un piacevole esercizio di coordinazione, lanciando naturalmente le braccia lateralmente via sotto, o una variante da spalla a spalla, tenendo bene allineati i nostri gomiti, e per ultimo sopra la testa. Ancora una volta davanti al petto. E sotto. Ok, bene, andiamo al sodo. Allarghiamo le nostre braccia, andatura sempre larga, palme della mano verso il soffitto, così controlliamo bene le spalle, e portiamo il nostro peso sopra la gamba destra. La testa deve stare sopra le gambe dell'appoggio, che dobbiamo controllare molto bene. Non dobbiamo perdere caviglia, ginocchia e anche. Ok, portiamo vicino l'altra gamba. Questo è già un esercizio anche di equilibrio. Benissimo, ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allunghiamo il braccio destro e coordiniamolo con l'entrata della gamba. Pronto? Ginocchio insieme al gomito. Tenendo molto bene a bada la pancia. Bene, piccola pausa. Trasferiamo il nostro peso, weight shift dall'altra parte. E vai. Ok, braccio su e via con la coordinazione. E in 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ancora 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E per i tosti sotto di voi,
La stessa cosa ma col knee lift, che esige un controllo maggiore. Ancora 4, 3, 2, 1, cambio! Vamos! E 1, 2, 3, 4, ancora 4 andare! 1, 3, 4, molto bene, torniamo in centro, mani nei fianchi, usciamo dalla porta di casa e rientriamo. Ancora 4, poi lo proviamo anche con l'altra gamba. 2, cambiare e vai. 1, 2, 3, 4, ancora 4 da andare. 3, 2, 1. Ok, vogliamo combinare questo movimento con delle braccia. 1, 2, 3, cambiamo. 1, 2, 3, solo due tempi, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, 2, cambio, 1, ovviamente singolo adesso, vai, 1, 1, vado in avanti, chiudo, bravissimi, ok, e così abbiamo introdotto il prossimo esercizio. Andiamo direttamente toccando con il tacco il belly con davanti, alternando il peso da destra a sinistra. Dobbiamo abbassare un pochino il nostro baricentro per tenere il ritmo della musica. Ok, ci siamo? Sempre lungo, appeso e soffitto. Lo facciamo in variante toccando con la punta, come un pony. Facciamo un ritmo di 8. Pronti? E via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pony. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cambio. E pony. Vai. Benissimo, stiamo qua sotto il nostro bacino e proviamo di coordinare le braccia. Mani sulle spalle, apriamo sul 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e per il pony 2, 3, 4, 5, 6, 7 ancora. Aperto, 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 aperto e 8 su. 2, 3 e in coordinazione tacco, attenzione e punta, un'altra volta tacco e cambio pony. Si inizia a sudare, vero? Ok, e ritorniamo nel nostro tip-top. Bravissimi, siete stati veramente tosti. Portiamo il peso sopra la nostra gamba destra, moleggiando sempre più calmo. E lascio e andiamo dall'altra parte. Ok, ci calmiamo. E adesso le braccia. E ancora inspira e lascio. Bene, proviamo a controllare ora dopo la fatica il nostro equilibrio. Ricordatevi di mettere sempre la testa sopra la gamba di terra e cambiamo. Altra parte. Appesi a un filo, braccia alla zona tra le scapole larghe. E lascio. Mi giro in profilo.
appoggiando la pianta del piede sul bordo del bellicon. Pancia lunga, piego la gamba davanti e spingo bene in giù il tallone. Questo serve per allungare la muscolatura del polpaccio. Se vogliamo ampliare lo stretch, possiamo prendere le nostre braccia in opposizione. Ok? E cambio. Stesso lavoro dall'altra parte. Ombelico lungo, ginocchio ben controllato, appoggia. Spingo lontano il tallone. Amplio movimento aumentando l'allungamento con la contraparte delle braccia. E lascio. Piego le ginocchia. Allungo il mio braccio, il mio fianco verso il lato. La testa è una naturale linea, un prolungamento della spina dorsale. Per salvaguardare la vostra schiena, spingete il gomito in avanti. E la stessa cosa dall'altra parte. Ok, vi ringrazio, spero che vi siete divertiti con la nostra sessione di coordinazione. Alla prossima!